qua al Polisportiva San Donino per l'ottava edizione della San Donino Ten. Quest'anno è gara nazionale FIDAL, 10 km competitivi, c'è un bel livello. In questo momento dove bisogna ripartire, proviamo a dare un segnale rispettando tutte le norme per il contenimento del contagio Covid e tutti i protocolli FIDAL. Percorso due giri da 5 km. Interamente pianeggiante, molto veloce, grazie a tutti gli sponsor che non sto neanche a elencare, ma che sono visibili su tutto il percorso, che ci sostengono da sempre, e alla Polisportiva San Donino, al Comune di Modena, ai Vigili. E adesso cominciamo, ai giudici, alla FIDAL per il suo appoggio, e andiamo avanti. Qui a San Donino oggi ci siamo divertiti parecchio perché sì, vediamo qualche segnale di normalità e nonostante le grandi difficoltà organizzative di un evento sportivo in un momento come questo. Ci siamo divertiti perché è un percorso che conosciamo bene, perché siamo abituati ad allenarci anche su tracciati come questo appena fuori dalle città, dove possiamo godere di poco traffico, aria un po' più pulita e la possibilità di correre forte. Ed è stato bello oggi vedere in questa gara un mix di atleti esperti e tanti giovani che si sono resi protagonisti di belle prestazioni. La corsa è veramente per tutti, è proprio trasversale per tutte le età, ed è bello vedere che ci sono anche tanti ragazzi che insomma anche a 20 anni hanno voglia di fare un po' di fatica, di mettersi alla prova, e noi siamo qui apposta per prepararli, per cercare di far sì che i loro sogni si possano coltivare e si possano anche realizzare. È una gara molto tirata dall'inizio, stavo bene e nulla, ci scambiavamo il tiro, una volta andava uno, una volta andava l'altro, le sensazioni erano top, il percorso molto veloce, molto agevolato, e la gara fantastica, oggi veramente sensazioni a mille. Ah, io da Dio, molto molto. Adesso siamo in un gruppo di 15 tra i mezzofondisti e i fondisti, con Stefano Baldini che ci allena, quindi questa è già una motivazione maggiore che ci spinge ad allenarci ogni giorno, anche dopo questo brutto periodo, e soprattutto in questo brutto periodo che è difficile trovare una gara, allenarsi in compagnia, perché con tutte le norme, però noi riusciamo, ovviamente rispettando tutte le norme, ci riusciamo, ci alleniamo duramente e ci divertiamo. Chiara De Giovanni. E pratico mezzo fondo, oggi faccio la gara dei 10 km, però la prendo più come un allenamento, siccome prossima settimana faccio la mezza maratona di Ferrara. E tornare alla normalità è bellissimo, perché mancava proprio fare le competizioni, vedere tutta questa gente che si ritrova e con un unico obiettivo, quindi divertirsi, portare a termine la gara e far vedere tutti i risultati degli allenamenti. Guarda, è arrivato un po' inaspettato, perché essendo la prima gara di stagione non si sa mai bene la propria condizione, quella degli avversari. Siamo stati fino al settimo chilometro lì appaiati, poi dopo ho visto che ho provato e è andata bene, mi sono girato, gli ultimi 100 metri non c'era nessuno e dai, sono contento davvero. Oggi sono ritornato in gara e dopo tempo con questo test sui 10.000 e per cercare nuove sensazioni e per dare un input d'inizio al mio fisico per le prossime gare in virtù di mezza e maratona finale, chiudendo poi l'anno così. E gara di alto livello, molto veloce, e dove ho riscontrato i miei limiti ad oggi, però ci voleva, sono contento, ce l'ho messa tutta fino alla fine e ho riscontrato un tempo di 32,55 che va bene così per adesso. Devo dire che oggi non avrei scommesso un centesimo, però è andata molto bene, perché vengo da una settimana in cui non sono in forma, ho una piccola contrattura, quindi temevo addirittura di dovermi fermare oggi, quindi sono partita con il gruppo delle prime cercando di gestire al meglio la gara, poi ho visto che non avevo male, per cui ho detto all'ottavo ci proviamo, l'Anna che era davanti ha provato ad allungare, ho detto Fiorenza provaci finché riesci, e dopo ho provato a tenere fino in fondo. Questa è stata la mia gara. In questo periodo insomma
non è facile trovare sponsor, gestire gare di questo tipo, per cui insomma ringrazio tutta l'organizzazione. Adesso abbiamo 10 km CDS in programma, quindi credo che insomma il prossimo incontro, se va tutto bene, sarà a Forlì, perché quest'anno gli italiani sono a Forlì. Assolutamente, anzi complimenti ancora. Dai, abbiamo portato un po' bene perché hai guadagnato un bel gradino del podio, sei stata bravissima, soprattutto al di là degli scherzi, per i tuoi meriti agonistici. Com'è andata la tua gara? La gara è andata bene, era un test per me sui 10.000. E pensavo una decina di secondi in meno, che è poi il tempo che ha fatto la prima, quindi abbiamo battagliato gli ultimi 2 chilometri e manca ancora un po' di condizione, però va benissimo, è stata una bella gara, bella. L'organizzazione è all'altezza come sempre? L'organizzazione era il primo anno per me, l'ho trovata molto preparati, molto, molto organizzata bene, insomma, quindi tutto bene. Poi sono stati miracolati che è stato piovere quando siamo arrivati, quindi va benissimo, va bene. Viva anche la Gabbi Bologna, che siete venuti in massa quest'oggi con grandi atleti come sempre. Esatto. In bocca al lupo. Grazie. Crepi. Grazie. Terzo gradino del podio, com'è andata, come ci racconti la tua gara? Benissimo il primo giro, stavo bene, quindi ho tenuto botta, poi purtroppo al secondo giro la testa, il piriforme, ho perso un po', quindi terza, va benissimo. Organizzazione com'è andata? Perfetta. Voto? Bellissimo questa cesta, stupenda, voto 10, da 1 a 10, 10. Speriamo ce ne siano altre. Marcello Messori, Modena Runner. Oggi non corro, anche se sono diversi mesi che non corro per causa di forza maggiore. Seguirò la prima donna nella gara femminile, dove si prevede una bella battaglia fra 3 o 4 donne che dovrebbero scendere sotto i 37 minuti. E sono anche qui perché volevo dire informarvi di una bella iniziativa che abbiamo fatto ieri per il secondo anno. Abbiamo pulito il percorso gara, quindi ci siamo trovati in una quindicina, si sono aggiunti a noi volontari del gruppo di San Damaso, abbiamo ripulito quindi tutti i 5 km del percorso, ma non solo, abbiamo ripulito anche le frazioni di San Damaso e San Donnino che ci ospitano nella gara, e anche le zone limitrofe come la via Vignolese e poi una zona della via Gerbella e quant'altro, raccogliendo più o meno 25 sacchi di rifiuti. Purtroppo l'ambiente in questo periodo non se la sta passando bene, noi cerchiamo di contribuire nel nostro piccolo, anche se molti di quelle persone che si sono trovate ieri, giornalmente si occupano un po' della pulizia nell'ambito di Modena, cercare di dare una mano a tenere pulita la nostra città. E niente, posso dire solo buona gara a tutti. Dino Ricci, podistica formicinese. Sono contento di poter riprendere a stare in compagnia, il risultato è l'ultima cosa che interessa, l'importante sarebbe di poter ricominciare a vedersi, a correre, a stare insieme come una volta, quantomeno quasi come una volta. Insomma. Per noi, per me questa mattina è l'inizio di una nuova stagione, speriamo che continui e che non ci tornano a richiudere e che tutti possiamo gareggiare, ritrovarci ogni domenica tutti assieme, che è una grande festa. Per ritrovare la normalità che in questi ultimi mesi ci è mancata tantissimo. Esatto, questa è la prima praticamente gara su strada dopo 2 anni o quasi, complimenti anche a Modena Runners Club per l'organizzazione e... Per noi sarà come fare una maratona, dato che non facciamo 10.000 metri da un po'. Comunque grazie a tutti e speriamo poi che sia solo l'inizio. Ciao, buona domenica! Una cosa molto importante che serve soprattutto per la salute delle persone è ritornare insieme a gareggiare come era una volta. Diciamo che è un punto di partenza, speriamo che continui col tempo e speriamo che vada tutto bene. Allora, eccoci qua, finalmente un ritorno podistico sul territorio modenese, qui a San Donnino, la San Donnino 10, gara competitiva, questa è di livello nazionale, ma ci siamo in tanti modenesi, anche scarsi come me, con la voglia di correre e di riprendere a fare delle attività. Qualche cosina si sta cominciando a muovere, questo è un momento importante oggi, fare questa gara.
In ottobre ce ne saranno delle altre nel modenese, fra cui ricordo anche quella della podistica formiginese 17 di ottobre, competitiva e non competitiva, quindi la volontà, la voglia di ritornare a trovarci, a correre, a fare gare competitive, ma anche a camminare insieme, speriamo sempre più spesso insieme e sempre più vicini senza troppi problemi e troppe preoccupazioni. Bisogna stare sempre molto attenti, quindi è giusto rispettare tutte e le normative, i protocolli di sicurezza e in questo modo tornare finalmente a fare dell'attività sportiva, a fare di questo nostro sport, di questo nostro podismo, di nuovo quello che è sempre stato. C'è un grande momento di incontro, anche un momento agonistico di livello o comunque un momento per stare insieme, divertirsi, fare sport e stare in salute. E questa gara, come Campas Mudnese, è nata nel 76, la Polisportiva San Donnino, e ha puntato chiaramente sui grandi numeri, è arrivata quasi a 3.000 persone, era arrivata a 30 km di lunghezza e con partecipazione anche di Gianni Morandi, insomma, quindi conosciuta, per diventare poi una mezza maratona nel circuito delle mezze del campionato modenese, e poi l'abbiamo trasformata in un 10.000 8 anni fa, quando c'è stata la prima edizione, che non sono 8 esatti a causa dell'anno passato che non si è svolta. Quindi prima edizione gara FIDAL, poi è rimasta gara WISP ed è tornata gara FIDAL nazionale, perché adesso tutte le gare FIDAL sui 10 km sono nazionali, e quindi abbiamo finalmente anche la nostra gara, che direi che non è mai stata organizzata così bene sul percorso. Il percorso finalmente è chiuso al traffico, quindi si poteva correre in mezzo alla strada come le gare nazionali, insomma, che ha visto un ottimo risultato tecnico con tanti ragazzi giovani nei primi 10 posti, con un crono sotto i 32 minuti, che per una gara di periferia non è male. E intanto il gruppo è formato da tante persone che ormai sanno quello che devono fare, per cui il meccanismo è ben oliato. E poi, invece di puntare su grandi numeri difficili da gestire in uno spazio come questo, abbiamo puntato invece sulla gara competitiva e basta. Di qualità, e direi che è riuscita al meglio. Sì, ormai direi che nel nostro staff ognuno sa quello che deve fare. Io e il presidente non sappiamo bene quello che fanno quelli che stanno alle iscrizioni, perché loro sanno già qual è il loro ruolo, quindi, e anche questo nasce da lontano, perché è uno staff che si è formato negli anni, collaudato, per cui abbiamo chi deve fare le iscrizioni, chi la logistica, chi monta gli striscioni, abbiamo il medico, che è il nostro medico primario, che è anche lui parente di Lucio Gigliotti, quindi insomma, comunque rimaniamo nell'ambito, esatto. E direi che abbiamo montato e smontato in poco tempo, quindi abbiamo creato questa situazione in maniera direi anche semplice. Noi qui siamo qui dagli albori e ci saremo sempre con voi al vostro fianco. Grazie. Bene. Grazie.